Gli spaghetti western erano basati sull'immagine visiva. Pochi dialoghi, tanti sguardi, e poi quel boom boom boom, le sparatorie. Tutto ciò divenne molto iconico perché Clint non aveva nemmeno un nome. In quei film era noto come l'uomo senza nome. Per un pugno di dollari, per qualche dollaro in più, e il buono, il brutto, il cattivo, avrebbero dovuto attendere la fine della programmazione degli Uomini della Prateria per entrare nelle sale cinematografiche americane. Alla loro uscita negli Stati Uniti, la saga ha avuto un grande successo. Oltre al buon esito commerciale, le scelte stilistiche dei tre film hanno contribuito a definire un genere che avrebbe influenzato le produzioni cinematografiche delle generazioni successive. Ormai una celebrità affermata negli Stati Uniti e all'estero, Eastwood ha fondato la propria casa di produzione. La Malpaso Company, la mia società, esiste addirittura da 38 anni. Perciò è da parecchio tempo che mi occupo della produzione di film. Il 1968 è stato un anno eccezionale per Clint. Con la moglie Maggie ha avuto il suo primo figlio e la Malpaso ha prodotto i suoi primi due film, Impiccalo più in alto e L'uomo dalla cravatta di cuoio, entrambi grandi successi. Ha concluso quell'anno con Dove osano le aquile, blockbuster d'azione sulla Seconda Guerra Mondiale con Richard Burton. Nei due anni successivi, Eastwood ha sorpreso il pubblico recitando in tre commedie. Per prima cosa, ha esordito al fianco di Lee Marvin nel musical western La ballata della città senza nome. Ha proseguito affiancando Shirley MacLaine in Gli avvoltoi hanno fame e ha chiuso con I guerrieri, commedia di guerra con Don Rickles e Donald Sutherland. È poi tornato al dramma con La notte brava del soldato Jonathan, storia d'amore ai tempi della guerra civile diretta da Don Siegel, amico di Clint. Mi è piaciuto lavorare con Don a quel film. Per lui era una cosa nuova. Di solito faceva film d'azione, mentre quella del 69 era una pellicola diversa dal solito. All'età di 40 anni, Clint ha imboccato nuovi sentieri creativi come attore e regista di Brivido nella notte. Lo stesso anno ha recitato, nel successo di Don Siegel, Ispettore Callaghan, il caso Scorpio è tuo, nelle vesti del protagonista. Un cocciuto detective di San Francisco con metodi poco ortodossi. Quel personaggio sarebbe diventato uno dei più celebri e duraturi della storia del cinema. Nel 1973 Clint è tornato a vestire le duplici spoglie di attore e regista in Lo straniero senza nome. Ha continuato a collezionare successi al botteghino nei panni di Harry Callaghan nel sequel Una Magnum 44 per l'ispettore Callaghan, a cui ha fatto seguito nel 1974 una Calibro 20 per lo specialista. In quello stesso anno ha ottenuto ruolo principale nell'avventura alpinistica Assassino su Liger. Il film è stato accolto negativamente, ma Clint è tornato subito alla ribalta con Il texano dagli occhi di ghiaccio, applaudita produzione western in cui ha rimpiazzato Philip Kaufman alla regia, sollevando critiche. Inoltre ha attirato su di sé l'attenzione delle riviste scandalistiche a causa della relazione con la coprotagonista Sondra Locke. I pettegolezzi avrebbero avuto vita breve, visto che Clint non era solamente uno dei talenti più versatili e affidabili di Hollywood, ma anche uno degli operatori più influenti del settore. Clint Eastwood ha trascorso le vacanze di Natale del 1976 tornando a interpretare il cocciuto ispettore nel sequel Cielo di piombo ispettore Callaghan. Nella commedia del 1978 Filo da torcere ha condiviso la scena con Sondra Locke e con il simpatico Rango Clyde. Il film ha colto tutti di sorpresa, oltre a piazzarsi al secondo posto per record di incassi al botteghino. È diventata la pellicola più proficua della carriera di Eastwood. Ha poi lavorato per l'ultima volta con il regista Don Siegel al thriller d'evasione Fuga da Alcatraz, ennesimo grande successo di critica e incassi. È stata poi la volta di Bronco Billy del 1980, film intimo sullo sgangherato Wild West Show. Ha una parte speciale nel mio cuore, perché è stata una cosa davvero originale. Il film parla di un sognatore, di un idealista immerso nel totale cinismo degli anni 70. È stato divertente metterlo in scena. Ha avuto poi l'occasione di dividere la scena con il figlio Kyle Eastwood in Honky Tonk Man,
Dramma acclamato dalla critica e ambientato negli anni della Grande Depressione. Nel 1983 è uscito Coraggio, fatti ammazzare, episodio successivo sull'ispettore Callaghan. Il pubblico ha apprezzato la pellicola. Dopo aver recitato con il figlio, nel 1983 Eastwood ha l'opportunità di affiancare sua figlia Alison nel thriller di successo Corda tesa. Prendi il lavoro sul serio mentre lo fai, prendi la tua parte sul serio mentre la fai, ma non prendere mai te stessa troppo sul serio. Mentre il giallo Per piacere non salvarmi la vita, di cui è coprotagonista assieme a Burt Reynolds, era stato un fiasco, i due film successivi, Il Cavaliere Pallido e Gunny, di cui è attore e regista, hanno riscosso un grande successo. In quel periodo volgeva al termine la relazione con Sondra e Clint si era messo alla ricerca di un diversivo. Nel 1986 si è candidato ed è stato eletto sindaco di Carmel, California. Nei due anni di mandato si è impegnato a sostenere le piccole imprese e a promuovere progetti per la tutela ambientale della città di Oceanside. Nel 1988 è tornato per la quinta e ultima volta nei panni dell'ispettore Callaghan in Scommessa con la morte. Quello stesso anno è rimasto dietro la cinepresa per la direzione di Bird, film biografico sulla leggenda del jazz Charlie Parker, con Forest Whitaker come protagonista. Per il suo lavoro nel film, Eastwood è stato premiato con il Golden Globe per il miglior regista. Nel 1989 è uscita nelle sale la commedia d'azione Pink Cadillac. Il film ha riscosso un successo mediocre, ma durante le riprese l'attore ha intrapreso un'altra relazione sentimentale, questa volta con la coprotagonista Frances Fisher. In quel periodo Clint stava attraversando un'insolita crisi professionale. Il thriller d'azione La Recluta, con Charlie Sheen come coprotagonista, non aveva riscosso il successo atteso e il film successivo, Cacciatore Bianco, Cuore Nero, seppure ben recensito dalla critica, è stato un altro fiasco al botteghino. Mi sono divertito a vestire i panni di un tizio che ha un approccio alla regia tanto diverso dal mio. È questione di responsabilità e qualcosa del genere. Dopo una serie di delusioni, in molti si chiedevano se Eastwood, ormai sessantenne, avesse perso definitivamente il suo tocco di Remida. Ma nel 1992 ha subito messo a tacere le critiche con Gli Spietati. Western meditativo e introspettivo con Morgan Freeman e Gene Hackman, che ha spalancato le porte al successo mondiale e si è presentato come uno dei film ultra favoriti dell'award season di quell'anno. Gli Spietati si è aggiudicato anche 4 premi Oscar, compreso quello al miglior film e quello al miglior regista, assegnato a Clint. Con la vittoria di quell'Oscar, la sua carriera virò verso una prospettiva più registica. Da quel momento, infatti, avrebbe lavorato di più come regista e meno come attore, e avrebbe intrapreso progetti di maggiore prestigio. Lungi dall'essere uno che riposa sugli allori, Eastwood ha continuato a cavalcare l'onda della gloria interpretando una parte nel thriller politico Nel centro del mirino. Dopo Gli Spietati avevo pensato di fermarmi per un po', ma poi ho letto la sceneggiatura di Jeff Maguire e mi è piaciuta molto. Così ho cambiato idea e ho preso altre strade. Clint ha recitato nella parte di un agente dei servizi segreti intento a evitare l'assassinio del presidente. Il film ha incassato oltre 100 milioni di dollari solo negli Stati Uniti. Successivamente ha fatto ritorno alla regia con Un mondo perfetto, film con Kevin Costner. Dopo Gli Spietati avevo pensato di riposarmi, almeno finché avessero continuato a chiedermi di stare sia davanti sia dietro la macchina da presa, ma non so da chi dipende. Credo si tratti di istinto. Di solito, a questo punto della mia vita, accetto un progetto se il personaggio da interpretare non è particolarmente centrale, anche se normalmente ricerco progetti di cui sarò o attore o regista. Preferisco così. Nel 1995, Clint ha sperimentato nuovi orizzonti come attore e regista in I ponti di Madison County. Con Meryl Streep come coprotagonista, il film narrava la storia d'amore tra un fotografo e una casalinga dell'Iowa. È stato l'ennesimo successo e la critica ha elogiato l'abilità con cui Eastwood aveva saputo raccontare una tranquilla storia d'amore. L'anno successivo ha recitato e diretto il thriller politico Potere assoluto. Nel cast figuravano anche Gene Hackman, Ed Harris, Laura Linney e Dennis Haysbert, che Clint avrebbe sottoposto a un corso intensivo sul suo stile registico. Avevamo una bellissima sceneggiatura e un buon cast ed era ciò di cui avevamo bisogno. Quando hai questo, sei a metà strada e il resto devi combinarlo tu. Giunto a questo punto, l'insuccesso era una delle poche cose di cui Clint ignorava l'esistenza.
Nel novembre del 1977, Clint Eastwood è tornato dietro la macchina da presa per il dramma Mezzanotte nel giardino del bene e del male. Nel film si sono esibiti con notevoli interpretazioni John Cusack e Kevin Spacey. È lui il maestro. Me la sono spassata con lui. Spesso non riuscivamo a credere che era lui a impartirmi gli ordini. Tratto da un noto romanzo, Mezzanotte nel giardino del bene e del male racconta la storia di un processo per omicidio a Savannah, Georgia. Al film ha fatto seguito Fino a prova contraria, altra storia di omicidio che, tuttavia, non ha riscosso successo. Giunto a 70 anni, Clint ha messo a segno il colpo vincente con il film del 2000 Space Cowboys, avventura stellare incentrata sulle vicende di quattro ex piloti a cui viene chiesto di portare a termine un'ultima missione. Eastwood ha condiviso la scena con gli amici Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e James Garner. Eravamo sulla decima piazzola di un club e in TV mandavano lo spezzone di un film su un dissidente che avevamo fatto nel 58. Gli ho detto che avremmo dovuto lavorare insieme più spesso. Un anno dopo mi ha chiamato. In un settore che sembrava incentrarsi sui giovani, Clint è riuscito nell'impresa di creare un film di grande successo con un cast composto da quattro eroi, tutti ultra cinquantenni. Il lavoro successivo, il thriller Debito di sangue, è stato un altro insuccesso, ma Clint è subito tornato alla ribalta con Mystic River, crime drama sull'abuso e l'omicidio di un bambino. Per le loro notevoli performance, i protagonisti Sean Penn e Tim Robbins hanno ricevuto l'Oscar. Quella tematica tanto delicata è stata per Eastwood un argomento importante da affrontare. Provo sempre una certa premura nei confronti delle vittime di crimini e in Mystic River, in particolare, mi sono incentrato sulle conseguenze a lungo termine dell'abuso di minori, che è per me uno dei crimini che più merita la pena capitale. E questo perché le vittime sono bambini. Clint è tornato alla ribalta alla World Season del 2004 con Million Dollar Baby, film dall'epilogo drammatico del destino di una pugile con Hilary Swank e Morgan Freeman. Entrambi gli attori hanno vinto l'Oscar per le loro interpretazioni. È davvero, davvero poco invasivo. Lui pensa alla regia, tu pensi alla recitazione. Non ci sarà mai un altro Clint Eastwood. Ed è bello vederlo in continua crescita, in continuo miglioramento. È un'ispirazione per tutti noi. Per il suo lavoro nel film, Eastwood è stato premiato con due meritatissimi Oscar. L'Oscar al miglior film e l'Oscar alla miglior regia. Al trionfo hanno fatto seguito due film drammatici sulla Seconda Guerra Mondiale. Flags of Our Fathers racconta la storia degli uomini che issarono la bandiera americana dopo la battaglia di Iwo Jima. Ho letto la storia e mi ha toccato. Poi ho letto la sceneggiatura, che funzionava bene. Nel senso che aveva colto l'essenza della storia. Allora mi sono detto, proviamo a realizzarlo. In fondo, è il mio lavoro limitarmi a raccontare la storia. Terminata la produzione del film, Eastwood si è rimesso subito al lavoro per Lettere da Iwo Jima. Film correlato al precedente che raccontava della stessa battaglia, ma dalla prospettiva dei soldati giapponesi. Mi sono interessato in modo particolare al generale Kobayashi, che ha anche lui difeso l'isola. Così ho fatto due film. Il primo, tratto dall'omonimo romanzo, e il secondo, ci abbiamo scritto da zero. Lettere da Iwo Jima non ha solo ricevuto la nomination agli Oscar per il miglior film e la miglior regia, ma si è aggiudicato anche un Golden Globe per il miglior film straniero. Allora più che mai, audacia e rigore stilistico erano riconosciuti come tratti distintivi della carriera di Eastwood. Nel 2008, Clint Eastwood ha lavorato alla regia del thriller Changeling con Angelina Jolie, film incentrato sulla vera storia di una donna a cui scompare il figlio all'improvviso nella Los Angeles del 1928. Ogni giorno andavamo sul set e giravamo una scena. Quando girava le parti più drammatiche, le dicevo che quelle persone erano realmente esistite e avevano davvero vissuto una cosa così, probabilmente in una situazione come quella, o molto simile. E per rispondere alla domanda di prima, le chiedevo come avresti reagito? Come avresti convissuto con quel peso? Davvero toccante. Per la sua interpretazione nel film, la Jolie ha ricevuto una nomination agli Oscar.
Quello stesso anno, inarrestabile come sempre, Clint avrebbe lavorato davanti e dietro alla macchina da presa per Gran Torino. Il protagonista ha più o meno la mia età, anche se io non sono tanto stizzoso e nemmeno tanto...